Oggi sei sembrato per tutto l'arco dei 90 minuti carichissimo e anche arrabbiatissimo. Sì, no, ci tenevamo tantissimo a fare risultato su un campo difficilissimo, dove addirittura hanno lasciato i punti anche le due capoliste, Molfetta e Corato. E niente, abbiamo fatto un risultato per noi importantissimo. Ad oggi questa squadra ha 36 punti sul campo e niente, che dire. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. Giovedì eravamo in 12 ad allenarci. Altri tre questa settimana hanno abbandonato purtroppo questo progetto. Andiamo avanti con le nostre forze, con la forza di gruppo, con la forza d'orgoglio e vediamo dove possiamo arrivare. Tu che eri in campo forse avrei visto meglio, ma per te era gol? Ma guarda, dal campo adesso non sono riuscito a vedere bene perché comunque c'erano due persone davanti. Secondo me se c'erano queste proteste sicuramente il dubbio c'è, però ripeto, anche noi in altre partite siamo stati penalizzati, come sicuramente può essere stato penalizzato il San Marco quest'oggi. Purtroppo fa parte della dinamica del calcio. Questo però non toglie comunque che è stata una battaglia, veramente è stata una battaglia fra due squadre che si sono scontrate duello su duello e alla fine siamo stati premiati noi e ripeto, continuiamo a sognare con un gruppo ridotto al lumicino perché siamo rimasti veramente in 15 in rosa, forse neanche noi ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo. Ti manca il gol, dato che manca dall'8 dicembre? Ah, manca, sono due o tre partite che non segno, non è un problema, sono ancora il capocannoniere del girone, il gol tornerò sicuramente a fare gol, speriamo già la domenica, l'importante è che facciamo risultato, l'hai visto anche tu, l'hai detto anche tu, mi sono impegnato al massimo, l'importante è uscire dal campo e dare tutto e sono sicuro che il gol tornerà, può essere che torna già dalla prossima partita, l'attaccante è così, può stare due o tre partite senza segnare, poi incomincia a segnare per 5-6 partite consecutive, speriamo che accada subito a me fino a domenica.